Stasera sono solo grandi, grandissimi applausi per una Roma eroica, per una Roma monumentale che prende in 10, fa un'altra prestazione suntuosa, prende e manda a casa il Milan di un presuntuoso e superbo come Stefano Pioli. Come Stefano Pioli, com'era? Ci manca poco da stare al livello dei City e Real Madrid, stessa cosa Bennassere, capito? Com'era pure tutti quelli che mi hanno rotto i coglioni per una settimana o due, tutte e due comprese, tra andate e ritorno, ve sfonnamo, siete la squadretta, siete al pari del Casalotti, del Prima Valle, del Tor Cervala, ci avete fatto passare po' Spezia qualunque, siamo contenti di aver preso a Roma. Così vi spedimo a casa, passaggio del turno facile. Com'è stasera? Com'è stasera? A casa altre due pere che si aggiunge a quella d'andata. Prendi la valigia e vai a casa. A casa. E ce l'ho solo con tutti quei milanisti che mi hanno rotto il cazzo due settimane. E resto per chi è stato sportivo, per chi ha fatto il milanista. È stato zitto senza chiacchierare, aspettando le partite, niente dico niente. Ma tutti coloro che mi hanno tampinato, mi hanno messo il pressing, e stasera fate la valigia, tristi, e andate a casa, perché c'è una squadra sola che vola in semifinale tra la Roma e il Milan. Ed è sicuro del Milan, siamo noi, grande Roma, eroica. Stasera te lo dico io, è un mio pensiero, e ve lo voglio dire come sempre, la prestazione più bella da quando è arrivata De Rossi. Sapete perché? Perché hai saputo soffrire, hai saputo lottare e nonostante l'inferiorità numerica a metà del primo tempo sei riuscito a creare al secondo tempo due palle gol nitide davanti al portiere che non abbiamo capitalizzato, se no era 3-1, finiva 3-1. È stata una Roma perfetta su ogni piano, in 11 contro 11 canovaccio tattico perfetto, com'è l'andata? Ti metti dietro a corto, reparti stretti, maglie strette, mentre loro vengono a fare il forcing per recuperare tu con qualità, riparti e che succede che gli hai fatto tu go? Canovaccio e preparazione della partita, anche a ritorno, di De Rossi, perfetto! Poi succede quello che succede perché Celik, prima di piazzare con Marciniak, partimo da Celik perché il primo che fa la stronzata è proprio Celik. Sei in vantaggio di 3 gol, ti ha superato, sei a metà campo, non c'è bisogno che entri in quel modo. Non c'è bisogno che entri in quel modo. Non c'è bisogno, la cazzata la fa Celik, non c'era bisogno. Il rosso, per come l'ho visto io l'intervento, mi sembra tanto tanto eccessivo. Cartellino giallo sicuramente, intervento pericoloso sicuramente, ma lo sfiora a malapena. Il rosso mai, per me il rosso mai, troppo, troppo, troppo. Era da giallo, ma torto quello, ripeto, la cazzata la Passelic. Rimani in 10, sai soffrire, ti compatti da squadra, perdi Lukaku per infortunio. Togli Dybala perché aggiungi un difensore, ovviamente che va aspettare? Che si aspettavamo che Roma continuava con 3 gol di vantaggio a giocarsi l'avviso aperto? Fai catenaccio, tieni, ma non fai un catenaccio che non riparti mai. Fai un catenaccio di qualità perché nelle ripartenze veramente abbiamo rischiato di fargli in altri 2 gol. Con Spinazzola e con Ebram che si mangia un gol assurdo. A porta vuota davanti a Maignan. È stata una Roma bella. Bella, bella, ripeto, per me la migliore della stagione perché è double fasse in 11 contro 11, ripeto, perfetta per 20, 25, quelli che erano del primo tempo e per il restante della partita, perché sei stata squadra, sei stata vera, hai saputo soffrire, hai fatto un catenaccio di qualità perché gli hai provato anche in 10 a fargli male lo stesso. È stata una Roma bellissima. Stasera c'è da gode, dovremmo gode, se lo meritavo, passaggio del turno in 180, meritati, meritato, scusate, le vittorie meritate, ma il passaggio al turno strameritato. De Rossi ha dato una lezione di calcio a Stefano Pioli, l'ha preso per l'orecchietta e l'ha sgrullato come un tappeto a quel saccente che t'ha provato pure a snobbare, capito? Domani non serve manco che dava al 100%, dobbiamo fa solo il Milan. Si è visto, a casa Pioli, a casa, che stai al capolinea col Milan, a casa. Volevo parlare del Sharabi.
Vogliamo parlare del Shaarawy. Shaarawy, storico, eroico, veramente, non lo so, man of the match. El Shaarawy, pure Pellegrini fa una doppia partita, ma un El Shaarawy così, signori miei, eroico, eroico veramente. Man of the match che fa una partita incredibile, eppure al centesimo correva ancora, correva appresso a tutti e provava a lanciarsi in profondità per far ispirare la squadra. El Shaarawy su tutti. E Shaarawy su tutti, ma è stata proprio una bella Roma in generale. Ma volevo parlare di Mancini, mo perché a Udine è partito dalla panchina, perché secondo me sennò oggi stava a 4 gol di fila, oh, Mancini ci ha preso gusto, è diventato il goleatore inaspettato al Mancio. Mamma mia, Smalling, Crisse, non passa niente, Smalling, Crisse, la muraglia, Smalling. Ci sono riusciti a fan gol, 180 minuti, all'unica disattenzione difensiva che ci abbiamo avuto, basta. E resto pure in difesa, stiamo crescendo, stiamo diventando pesanti. Arcigni, tanta tanta roba, tanta tanta roba. Bello, bello, voglio fare una premessa. Adesso ci toccherà in semifinale il Leverkusen, avversario che in questa stagione la possiamo mettere nelle tre top europee. Per rendimento, costanza, gioco, performance, punti, vittorie. Non ha mai perso un perde da maggio. Questi altri 180 che ci separano da Dublino ce li meritiamo. Ma ci sta che si può perdere. Non è amanevantismo, e non sto mettendo le mani avanti. Ci può stare di perdere con questo Leverkusen eventualmente, ma ce la giochiamo. Ma ci può stare di perdere. Comunque vada, per questa Roma, al quarto anno di fila, all'ennesima semifinale d'Europa. Comunque vada, saranno solo ed esclusivamente applausi per la Roma di De Rossi. Solo ed esclusivamente applausi per la Roma di De Rossi. Tanta roba. Godemo, stasera la serata nostra. Stasera godiamo la serata nostra. Da domani cominceremo a preparare Bologna da lunedì. Ma stasera abbiamo se quello che se meritiamo. Quello che se siamo guadagnati sul campo. Perché la Roma stasera ha fatto quello, ha veramente rappresentato i suoi tifosi. Pioggia, grandine, neve, acquazzoni, se fermano mai. Ovunque, ovunque, in Italia e in tutto il mondo. Maglia rendevole, non ha mai abbassato la testa. Hai fatto la Roma, sei stata grande Roma, sei stata veramente grande. E poi l'anno scorso, al turno di prima, mi era arrivato un pallone a casa che gliel'ho regalato a De Zerbi. Come ricordo, da portarsi a casa. Ecco, stasera me ne è arrivato un altro, che questo regala a Pioli, che invece di portarsi a casa la semifinale, stasera lo sai che si porta a casa? Il pallone, ti ricordo pure lui, perché vai a casa. Dai Roma!